solo per rispetto al fatto che dopo mi mandano via, va bene? Ci cacciano. Che fai, mi cacci? Sei mica in diretta? Sì, è sì, veramente in diretta. Ovviamente sì, presente, la posizione che ti sento di darmi. Sembra bene, bene perché è passato il messaggio che avevamo dato anche noi, non solo noi, ma che noi avevamo dato, e cioè che prima di decidere il nome si decidono le strategie. E quindi si fa, prima di decidere chi è che deve guidare, prima ci mettiamo d'accordo su dove deve andare la macchina, il soldone. Mi pare che su questo ci sia un consenso di tutti i leader del Partito Socialista Europeo. Adesso andiamo a fare questa cerimonia che è molto bella perché dà il senso dell'Europa. L'Europa è una storia di pace dopo secoli di guerra, non è soltanto un insieme di codici, di vincoli, di parametri. E poi subito dopo ho fatto questo passaggio. Andremo a discutere nella notte per trovare i punti di accordo anche con i leader degli altri partiti. Sempre sulle nomine, visione di insieme, bisogna ragionare in una visione di insieme di pacchetto anche se c'è di fronte. Sì, però mi sembra che siamo tutti d'accordo su questo, quindi questo era meno complicato, nel senso che ci sono le posizioni più importanti, ci saranno alcuni del Partito Popolare Europeo a partire dal Presidente della Commissione ed altri che a questo punto di conseguenza verranno al centro-sinistra europeo e poi adesso si tratta di discutere, ma questo è un tema che affronteremo e discuteremo, l'Italia e il PD sono ben pronti a discutere anche di questo, però dopo che è chiaro l'obiettivo di fondo, mi sembra importante che il Consiglio Europeo dia il via libera alla candidatura di Juncker solo in presenza di un documento che indica con chiarezza dove vuole andare l'Europa. Come Partito Socialista ci siamo, vediamo se stasera ci siamo anche con gli altri. Presidente, ma grazie, la bozza fino adesso è di suo gradimento? Beh, mi sembra che sia intanto un passo in avanti il metodo e poi c'è ancora qualcosa da limare, ma vediamo che cosa ci porterà a farlo poi stasera. Mi pare che questo sia l'oggetto del lavoro di queste ultime ore. Vi ringrazio, buon lavoro, ci vediamo domani, facciamo conferenza stampa domani. Non ha filo senso, non ne posso più io. Grazie. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao.